Walter, Allora, buon sabato. buongiorno a tutti, Stefano, un attimo di pazienza, buongiorno a tutti, e io sono come al solito il dottor Max, che vi parla da Dar es Salaam, Kigamboni, Tanzania. Io vivo in una zona che si chiama Kigamboni, vicino al mare. Mi conoscete quasi tutti, è inutile che non voglio perdere troppo tempo nella presentazione. Comunque diciamo che mi sono spostato da New York, sono ovviamente italiano, sono spostato da New York dove ho lavorato 20 anni e ho fatto delle cose e mi sono ritirato in Tanzania. Ho approfittato della pandemia e pensavo di aver fatto una cosa ganza, come si dice in Toscana, quando mi sono spostato a New York. In effetti forse la cosa ganza l'ho fatta quando sono venuto qua. Comunque anche l'esperienza di New York è stata effettivamente molto importante, perché senza quell'esperienza probabilmente oggi non sarei qua a parlarvi. Esperienza fondamentale dal punto di vista professionale. Allora, dunque, oggi è sabato, io do il benvenuto a tutti. E prima di iniziare la presentazione, oggi parleremo sicuramente di oro e poi vi dirò anche delle altre cose, no? Perché quando poi si parla di oro, si parla di moneta, si parla di finanze, quindi si parlerà anche della BIS, della Bank of International Settlement, è la banca di Basilea, che ovviamente presento anche in parte nella trilogia. Però prima di parlare di questo, io darei la. Passerei la parola al dottor Manca per un aggiornamento veloce, sia per quello che riguarda la promozione, sia per quello che riguarda novità da Ovesta. Vate, prego, prenditi pure il tempo che vuoi. Grazie. Buongiorno, grazie a te Max, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, la prima cosa importante che vi voglio comunicare riguardo alla promozione di Ovesta che termina domani, cioè il 27, e quindi se qualcuno volesse ancora approfittarne, c'è il metodo per poterne approfittare ed è un passaggio tecnico che è possibile fare, cioè entrando nel proprio deposito, andando sul metallo desiderato, si clicca su compra ora e comprando ora si fa la procedura, viene inviato da parte di Aovesta un'email con la causale specifica per quell'acquisto che fissa sia il prezzo che la data e quindi fa partecipare alla promozione, per cui anche chi volesse farlo fino a domani lo può fare e ancora avrà i benefici della promozione, ovviamente facendo il bonifico nei 3 giorni successivi. Questa è la condizione. E tenete presente che oggi, ad esempio, il premio è ancora l'1,30%, domani non escluderei che fosse il 2%, però insomma, questa è una mia supposizione. Detto questo, altre novità su Ovesta, si diceva la volta scorsa che c'è un crescente interesse sulle monete digitali, sulle criptovalute o criptomonete e Ovesta, come ogni operatore economico, è al lavoro per offrire anche la possibilità a chi volesse acquistare con criptomonete, non con monete fiat, di poterlo fare. Ci sono ancora degli aspetti che devono essere definiti perché il passaggio da questi wallet, molto spesso, se non quasi sempre, è anonimo, il che significa che è un problema per Ovesta che deve sempre identificare chi è il versante che corrisponda con l'intestatario del deposito per via dell'antiriciclaggio, oppure, qualora non fosse lo stesso, perché è possibile anche che il papà faccia un bonifico sul deposito di Ovesta del figlio, allora in questo caso deve semplicemente, viene richiesto al figlio di indicare in che relazione è con la persona che ha fatto il bonifico e allegare una copia del documento d'identità della persona che ha fatto il bonifico. Con questo Ovesta è già a posto. Però ovviamente questo non è possibile con i wallet di criptovalute perché non esiste,
che io sappia almeno, ma anche a detta di Oresta, la possibilità di identificare l'intestatario. Ecco, detto questo, la promozione si unisce a quella di Max, che anche quella cessa domani, e quindi in questo momento ci sarebbe una convenienza doppia per chi volesse acquistare, e tutto sommato, nonostante una tendenza adesso al rialzo del prezzo dell'oro, sta avendo un rimbalzo, come si dice in gergo finanziario. È ancora un ottimo momento, direi, per acquistare, soprattutto in vista di quello che ci aspetta a settembre, che fa presagire, insomma, degli scenari che andranno ad agevolare il bene rifugio per eccellenza. Ricordo soltanto per chi non conoscesse le varie possibilità offerte da Ovesta, ci sono tre tipi di deposito come piani di risparmio in oro, che sono Smart Business e Premium, a seconda dell'obiettivo che il cliente si pone, cioè 10, 20 o 30 mila euro. Questo è orientativamente l'obiettivo per il quale sono tarati questi tre tipi di depositi in forma di conto di piano di accumulo di risparmio, mentre per chi dispone già di una certa cifra per un acquisto, magari una tantum, c'è la tariffa Royal Class. È una tariffa che formalmente parte da 50.000 euro, a Ovesta, in via eccezionale, accetta anche importi inferiori. Poi sull'entità dell'importo inferiore, ci possiamo sentire volentieri anche a voce, ma, diciamo che da 25.000 euro ha sicuramente accettato più di un'apertura di deposito Royal Class, e quindi anche questo è un grandissimo vantaggio. Con questo, se non ci sono domande, ripasserei la parola a Max. Ci sono delle domande? Allora, vorrei, va bene, allora benissimo, grazie Walter. Vorrei fare delle precisazioni, ecco, senza volerti disturbare, Walter, no? Se siamo nel fine settimana. Se però qualcuno è proprio interessato, lo consiglio di contattare direttamente il dottor Manca e di fare tutta l'operazione con lui, perché se uno ha una certa familiarità sito di Ovesta ed è già cliente, lo può sicuramente fare, altrimenti può trovarsi in difficoltà. Walter, se non ti dispiace, suggerirei, ecco, anche oggi, nel pomeriggio, qualcuno che lo vuol fare anche domani. Beh, dimmi te, ecco, non voglio disturbarti, la procedura è sempre la solita: gli mandate un text message sul numero del cellulare, se non ce l'avete me lo chiedete e ve lo mando io, dopodiché vi mettete d'accordo con lui secondo ovviamente della sua disponibilità, questo soprattutto durante il weekend, sabato e domenica, è giusto usare anche un po' di riservatezza, diciamo così, e di discrezione. Va bene, durante la settimana magari anche chiamare direttamente, immagino, no, Walter, non ci sono mica Sì, problemi, giusto? Ecco. assolutamente nessun problema, soprattutto perché, come ripeto, c'è la promozione che scade domani, quindi se qualcuno volesse ancora approfittarne, do la mia disponibilità. Diciamo che Bravo. giustamente il fine settimana generalmente lo dedico ad altro, ma non è un problema assolutamente, quindi in questo caso lo faccio ben volentieri. Ecco, benissimo, anche perché poi il termine ultimo sarebbe appunto domani, no? È Ovesta che purtroppo ha fatto anche un po' di pasticcio, perché invece di definire sabato ha definito il tutto la domenica e magari, e purtroppo ti toccherà magari lavorare anche un po' la domenica, questo è il discorso. E non è colpa Certamente, nostra. ma no, ma Vabbè, non è un allora, problema, e non è neanche dunque, sì, ti ringrazio. Allora, un'altra cosa che volevo dire, in effetti, le opportunità sono tre, non sono due, perché bisogna anche considerare che il prezzo dell'oro è particolarmente basso, direi quasi anche in maniera inaspettata, perché anche altri consulenti non se l'aspettavano, perché quello che è successo è stata una cosa che è anche difficile per certi aspetti da prevedere, cioè le banche centrali
hanno improvvisamente raddoppiato, se non triplicato, gli acquisti dell'oro. E non è che queste sono cose che si possono prevedere, cioè non è che la banca centrale fa una conferenza e annuncia una cosa del genere. Di punto in bianco hanno fatto questa operazione che io vedo con grande piacere, che è sicuramente positivo, no? Che le banche centrali ricomincino a comprare oro, non è altro che un indicatore molto concreto e positivo per il futuro, e però naturalmente era inaspettato. Però questo trend, a mio avviso, potrebbe anche interrompersi a breve, e quindi il prezzo dell'oro arriva al punto, tenderà sicuramente a aumentare. Oggi è in dollari 61.565, è quasi un minimo storico. Quindi, primo punto, prezzo dell'oro particolarmente basso. Secondo punto, promozione Augusta e promozione mia, e c'è una condizione, diciamo così, ideale, che non credo che si ripeterà di qui a breve. Allora, per quello che riguarda la promozione Augusta, la promozione finisce il 27 e va bene. La mia, ho deciso di estenderla per la prima settimana di settembre, siccome molti mi hanno detto: guarda, io sono ancora in ferie, devo rientrare, vedere un po' la situazione, una storia e quell'altra. Allora io sono ben contento di offrirla, di estenderla, tanto non mi costa niente. La promozione ufficialmente finirebbe il 27, che è domani. Io posso sicuramente estenderla fino alla prossima domenica, che è il 3 di settembre. Quindi memorizzate questa cosa qui, almeno per quello che può contare. La mia promozione sarà a questo momento estesa fino al 3 di settembre. Benissimo, ci sono magari domande? C'è nessuno che vuole fare una domanda? Insomma, commenti su quello che abbiamo appena detto? Ecco, allora benissimo. Allora, a questo punto mi sono fatto una nota per fare un po' una specie di sintesi, no? In base alle tipologie di offerte e quindi di acquisto delle varie aziende disponibili sul mercato. Quindi parliamo in un certo senso di tutte le aziende che vendono oro, no? Sia in Italia sia all'estero. Come sapete, io ho un occhio di riguardo, diciamo così, per Augusta, perché mi sono trovato molto bene a lavorare con loro e a lavorare con Walter. Siamo partiti completamente da zero, e quindi mi fa piacere che Walter non ve ne ha parlato, però ci voglio spendere due minuti, proprio due, nel ricordarvi che sono stato convocato da Augusta ad ottobre in un evento che organizzeranno per i primi 20 promotori al mondo, e noi ci siamo, io e Walter ci siamo, siamo in graduatoria, siamo anche in un'ottima posizione, e questo non può far altro che farci piacere, perché siamo praticamente partiti 2 anni e mezzo fa da zero, e senza investire soltanto il nostro tempo, in un certo senso. E questo vuol dire che insomma, nell'insieme, lo sforzo di marketing che abbiamo messo insieme, seppur nella semplicità, ha dato un certo risultato. Sono sicuramente stato l'unico che ha messo insieme la storia dell'oro, che potete leggervi, dovrei dire la vera storia dell'oro, potete leggervi visitando il mio sito gratuitamente, visitando il mio sito a menteaperta.net, è a disposizione di tutti. E lì, secondo me, anche seppure in maniera molto semplice, se la leggete capite grosso modo le problematiche principali che dovete affrontare nel momento in cui dovete diversificare comprando oro. E questo è un momento storico molto importante. Non a caso molti stanno reinvestendo in oro, perché col passaggio dalla moneta fiat alla moneta digitale e non si sa bene quello che potrà succedere. Come ho ricordato diverse volte, il passaggio cruciale non è tanto la moneta fiat, la moneta digitale. È chiaro che ci sarà un grosso cambiamento anche nelle nostre abitudini. Il contante non ci sarà più e sarà tutto gestito attraverso questi wallet, queste app, che non sapremo più nemmeno dove sono.
parte questo, l'obiettivo principale che loro hanno è ovviamente quello del controllo, no? Del maggior controllo. Quindi si va in una direzione purtroppo che non è proprio quella democratica e libertaria che magari ci hanno venduto fino a pochi anni fa. Vi dico queste cose qui perché poi non vi dica a caso, perché poi è collegata a quello che vi dirò sulla bis, eh? Quindi senza allarmismi, ma la situazione è questa. Quindi il momento fondamentale eventualmente sarà quello quando decideranno di ritornare a una sorta di gold standard o mineral standard, perché può essere collegata anche a diversi minerali e anche alle famose commodity, inclusi per esempio i diamanti, perché diamanti non si mangiano, ma hanno sicuramente un certo valore. Ecco, in quel momento lì io tirerò un vero sospiro di sollievo perché dallo studio che ho fatto io, che leggete nel report, insomma, gli economisti veri, quelli che veramente conoscono l'ABC della moneta e dell'oro e conoscono veramente le cose, sanno perfettamente che per dare stabilità ai mercati finanziari, che sono veramente quello che creano difficoltà ed ansia, l'unica possibilità è quella di ricollegare la moneta, in questo caso digitale, all'oro, in qualche maniera, in qualche proporzione, che ci sia un backing, che si ritorni quindi al gold standard. Vedremo quello che succederà, che molti mi fanno delle domande anche a me, io non lo so quello che succederà, non ci sono, io lo farei subito sicuramente, però mi rendo anche conto che legare una moneta a un metallo vincola molto la moneta. È per questo che Nixon nel 71 disse: no, basta, vogliamo sostituire il dollaro all'oro, e così fece, con tutte le conseguenze che poi questo ha comportato, perché i banchieri non amano vincoli, loro vogliono stampare moneta e metterne. Avete visto che è successo col quantitative easing? Il quantitative easing, e concludo, innescherà automaticamente l'inflazione. La mina vagante, che in questo momento, oltre a tutti gli altri problemi che abbiamo, la mina vagante vera, che per il momento stanno stoppando in qualche maniera, non so che facciano, a livello di Wall Street, bancario, non lo so, però l'inflazione è probabilmente doppia rispetto a quello che ci dicono. Però in una qualche maniera sembra sotto controllo. Ecco, bisogna sperare che no, vada fuori controllo l'inflazione, perché poi raddoppiare e triplicare i prezzi non ci vuole niente. Quello che è successo in Germania tra la prima e la seconda guerra mondiale può ancora succedere. Ritorno a quello che dicevo: tipologie di acquisto. Allora, ci sono sostanzialmente, come offerte, due tipi di tipologie che trovate sui mercati. La tipologia tipo a ovesta, per cui si paga una fee d'ingresso, cioè nel momento in cui si apre un conto normale, si apre come un conto deposito, cioè un conto di accumulo, è un piano di accumulo, si pagano delle fee. E ovviamente c'è il Royal Class, per cui se si compra una certa quantità d'oro, invece non ci sono fee, perché si paga una certa quantità d'oro. Va bene? E ci sono sicuramente anche altre aziende che lavorano in questa maniera, per cui la fee si paga all'inizio. Quando invece si rivende l'oro, non ci sono fee praticamente, c'è una fee ridicola. Quindi in questo caso c'è la penalità quando si compra oro, però c'è il vantaggio quando si vende, perché siamo sicuri che si ottiene come minimo il fixing di Londra. Ci sono invece altre aziende molto più furbe, che lavorano un pochino più all'italiana, diciamo così, che ti offrono un prezzo migliore all'acquisto, però ti penalizzano quando lo vendi. E quando lo vendi non hai tante volte neanche ben chiaro il prezzo e la politica che ti fanno. Quindi io dico: state attenti, perché io come persona di marketing le conosco queste cose, lo so, lo vedo le aziende più affidabili o quelle meno affidabili, perché anche per me, come tra virgolette promotore, sarebbe stato più facile scegliere un'azienda di quelle furbe, no?
perché avrei venduto, avrei promosso di più, avrei fatto tra virgolette più soldi. Invece ho scelto Ovesta. Quindi anche questo vi deve un attimo far accendere la lampadina, perché poi molte di queste aziende ti prendono i soldi, ti dicono che ti comprano oro, te li vincolano fino alla fine dell'anno, quindi non li puoi nemmeno, l'oro non lo puoi nemmeno vendere, ma in realtà usano i soldi per investire in borsa, cioè loro non usano i soldi per un altro scopo. Queste aziende sono aziende iscritte all'albo, quindi in teoria dovrebbero essere aziende che comprano e vendono solo oro o altri metalli preziosi, in realtà sono delle truffe. State attenti perché ne ho scoperto un paio, mi fate fare nomi perché è antipatico. Ecco, questo in linea di massima è quello che trovate sul mercato. Poi ci sono altre aziende che operano in realtà tipo multilivello, per cui ti invitano a partecipare a meeting, ti invitano a partecipare a presentazioni, cose di questo tipo. Intendiamoci, possiamo farla anche noi. Ovesta non ci impedisce di avere dei collaboratori. Anzi, il mio cruccio principale è quello che, nonostante offra tutta la consulenza, tutto il training gratis, tutto io e Walter, in effetti non siamo riusciti a trovare uno serio che collabori con noi. Ne abbiamo 4 o 5, però in realtà non riusciamo a fare niente. Quindi è tutto sulle nostre spalle. Ecco, quindi, e questo naturalmente crea anche come posso dire, dei limiti, no? Nell'espansione del lavoro potenziale che potremmo fare. Però io preferisco lavorare in questa maniera piuttosto che far parte di un multilivello in cui te devi portare ogni settimana una persona dentro. No, io queste cose qui non ne voglio assolutamente sentir parlare, voglio essere assolutamente libero di fare come voglio io, di testa mia, seppur in linea con le disposizioni che ci dà Ovest. Questo è evidente. Ovest ci ha chiesto cortesemente di non parlare del fondo fiduciario e noi non ne parliamo, lo menzioniamo appena, e non ne parliamo. Se qualcuno vuole informazioni particolari, perché Ovesta è un pochino più cara anche di molti altri, proprio anche per questa ragione, no? Però è proprio per questa ragione che fa la differenza. Se no, tanto vale comprare oro dove capita, metterlo in una cassetta di sicurezza e finita lì. Però bisogna stare un pochino attenti quando si fanno queste operazioni. Quindi io tu per tu, diciamo così, se uno vuole maggiori informazioni, gli mando la documentazione, poi mi chiama, ne parliamo e gli spiego tutto. Questo è il miglior approccio che io suggerisco. Leggere il report, documentarsi il più possibile, magari ascoltare altri miei interventi che sono tutti a disposizione sul canale e anche sul canale di YouTube sotto Massimo Michele Guerrieri. Uno se ne ascolta tre o quattro, si fa un'idea così generale, ma le cose da sapere sono sempre le solite, però bisogna lavorarci per un neofita, come sempre. E questo lavoro qui non ve lo può fare nessuno. Non ve lo può fare il vostro notaio, non ve lo può fare il commercialista, non ve lo può fare il vostro consulente finanziario, perché di oro non sa niente nessuno. La realtà è questa, perché è stato eliminato dal mercato, dalla politica ovviamente bancaria. Le banche hanno giustamente interesse a vendere i loro prodotti perché dovevano vendere oro. Ecco, ho scoperto una cosa curiosa, che invece in Portogallo, per esempio, dove c'è un amico Leonardo che saluto, lui mi diceva che le banche comprano e vendono oro. Ma guarda che bellezza che sarebbe stata una cosa di questo tipo qui anche in Italia. Lo fanno in Portogallo e non si fa in Italia. Ecco, poi ci sono altri criteri, no? Quando si deve comprare oro, cioè si compra oro e si stocca appunto in un trust, in un fondo fiduciario, o si compra oro e si mette un pochino qui e un po' di là. Ovviamente a Ovesta costa un pochino di più, come vi ho detto anche per questo. Io stimo che questo stoccaggio dovrebbe costare, non lo so, è un'ipotesi mia, intorno al 2%, ho capito anche con Walter, grosso modo, una cosa di questo tipo. Dovete solo decidere se vi vale la pena di metterlo al sicuro oppure volete mettere una cassetta di sicurezza a caso. Questa è una scelta vostra. Un'ulteriore differenza, distinzione, è quella se si compra oro e si stocca in un caveau oppure si compra oro sfuso. Io affronto questo argomento
anche nel report ci sono vantaggi e svantaggi, come sempre. Io suggerisco di comprare dei 5-10 mila euro massimo di oro sfuso o di argento e di tenerlo in casa per qualsiasi evenienza. Però naturalmente per grosse quantità io non lo farei mai, perché io voglio dormire tranquillo la sera. Ci sono degli esperti, cosiddetti esperti, che fino a pochi giorni fa suggerivano di comprare l'oro e seppellirlo nel giardino. Io non lo so in base a quale criterio si può dire una cosa di questi qui. Si può dare un consulente serio, secondo me, non dovrebbe arrivare a tanto. Se uno lo fa, lo faccia. Però che cosa succede se uno muore, fa un incidente? Dovrà comunque dirla a qualcuno, dov'è l'oro. E poi l'oro è comunque non è un oggetto particolare, anche dal punto di vista spirituale. L'oro ha una, perché è una moneta speciale per l'oro? Ha un valore speciale. Perché ha un grande valore spirituale. E chi conosce, chi sa, le sa queste cose qui. Quindi come tale non dovrebbe essere sotterrato nel giardino, dovrebbe essere trattato coi guanti bianchi. Lasciamo perdere. Comunque, queste cose qui sono comunque, e sono tutti comunque aspetti che dovete affrontare. Ci sono persone che preferiscono l'oro sfuso. Benissimo, in questo caso noi abbiamo fatto un accordo con la Z Metalli di Valenza Po. Adesso sono in ferie, vi riapro lunedì. Potete contattare i numeri telefonici che ho caricato sul canale, sono a disposizione. Guardate a Z Metalli Valenza Po anche su Google, trovate subito il numero se possibile, chiedete del signor Antonino. E ho chiesto al signor Antonino, che è il titolare, di fare le migliori condizioni possibili anche sulle consegne a casa. Noi ci guadagna niente, praticamente si fa la consulenza proprio perché anche noi cerchiamo di fare un lavoro buffo, no? Dall'A alla Z, e quindi ci siamo appoggiati a un'azienda che si chiama Dall'A alla Z Metalli, andiamo a dire le coincidenze, e non ci guadagniamo praticamente niente, ma va bene così. Ecco. Io adesso mi fermo qui, ho fatto un riepilogo molto sintetico e credo utile per chi vuole tanto avere un'idea generale di come approcciare all'acquisto metalli e all'acquisto dell'oro. Avete per caso delle domande? Se è già passata una mezz'oretta. Non siate timidi, su. Allora, se non avete domande, vorrei parlarvi adesso di un libro che sto leggendo, che mi è stato inviato da Diego, che ringrazio, che è uscito nel 2013. Scritto da un signore che si chiama Adam Lebor, che si chiama La Torre di Basilea, che richiama molto anche la Torre di Babele. Credo che il titolo sia stato fatto anche in quel senso lì. Allora, questo libro parla di un po' la storia, molto semplice per certi aspetti, di come è stata costituita questa banca, che si chiama anche la Banca dei Regolamenti dei Conti Interbancari, che è considerata oggi la banca delle banche. È la banca della quale non vi parla nessuno. Non ve ne parla nessuno perché queste cose sono cose molto, molto segrete e di cui non si deve parlare. Vi parlano di tante cose, ma delle cose importanti, spesso e volentieri, non ve ne parlano. Finché ci lasciano la possibilità, ve ne dice il dottor Max dalla Tanzania. Allora, io sono a tre quarti del libro e vi faccio una sintesi, molto molto generale, perché ormai vi leggo delle cose. Questa banca è stata costituita dopo la fine della Prima Guerra Mondiale per cercare di gestire le sanzioni che erano state affibbiate alla Germania. Uso questo termine, affibbiato, perché chi ha il tempo e la pazienza di leggere il capitolo 4 della trilogia, l'autore ci spiega il trucco
che è stato usato per penalizzare la Germania, perché la Germania non aveva assolutamente perso la prima guerra mondiale. Avevano raggiunto, no, faccio la sintesi, avevano raggiunto dopo gli anni di guerra un accordo e avevano deciso in maniera formale, diciamo così, inizialmente tra i due governi, tra i due belligeranti, di ritornare allo status quo iniziale di prima della guerra. E quindi non sarebbe successo assolutamente niente, cioè sarebbe stati dei danni, però i confini sarebbero rimasti gli stessi e nessuno avrebbe avuto sanzioni. Poi è successo un patatrac, spiegato nel capitolo 4, in questo momento non ne voglio parlare, fu deciso di dare delle sanzioni alla Germania. Allora, la Germania si trova a gestire tutte queste sanzioni. Da un lato doveva ripartire l'economia, perché se l'economia non riparte non si fa profitto e queste sanzioni non si possono pagare. E quindi si è creata sta banca per cercare di gestire quello che si poteva gestire. Quindi vengono fuori due nomi, e Mr. Norman, presidente e direttore della Banca di Londra, e Mr. Schack, Herr Schack, presidente della Reichsbank, che doveva appunto dovevano mettersi d'accordo su come, insomma, mettere insieme un programma anche di finanziamenti bancari che permettesse di far partire di nuovo l'economia tedesca. Ora, non voglio entrare troppo nei dettagli. Io in altri interventi ho parlato del libro autobiografico che ha scritto Schack, nel quale lui spiega tutto come ha fatto. Era sicuramente una persona molto quotata e intelligente. Misero piano piano la Germania in condizioni, con la creazione del MEFO, in condizioni di ripartire. Quindi, se volete, le tecniche ce l'hanno tutte per far ripartire l'economia. Potrebbero fare un 448, potrebbero cancellare i debiti pubblici, tutti i debiti pubblici del mondo in due maniere, o con un click, oppure le banche centrali potrebbero comprare il debito. Tanto una banca centrale non deve mi rendere conto a nessuno, cioè mi ha pagato le tasse. Compra il debito pubblico alla Banca Centrale Europea di tutti i paesi europei, e i debiti pubblici sono azzerati con un click, con un altro click. Lo sapevate questo? Questo ne ha parlato il professor Weber in uno degli interventi che ha fatto. Quando facevo lo studio del Bitcoin, è intervenuta questa cosa, che peraltro già altri autori l'avevano detto. Quindi il debito pubblico è una cosa che hanno creato apposta per farci pagare degli interessi. Ritorniamo al discorso BIS. Quindi questa BIS parte come prima missione, con la missione di aiutare la Germania a pagare queste benedette sanzioni che gli avevano dato. All'epoca erano miliardi di dollari, naturalmente, milioni di dollari, naturalmente la Germania non avrebbe mai potuto. Picchia e mena, non si sa, perché anche nella storia questa qui non viene gestita molto bene, si risulta da quello che scrive lui, che soltanto diciamo, il primo anno la Germania ha effettivamente pagato, adesso non mi ricordo quanti milioni di migliaia di dollari, tanti. Però poi non l'ha più potuto pagare. E altri obiettivi che la banca, la BIS, si era data era quello di creare un circuito interbancario fra tutte le banche, diciamo così, dell'Europa in quel momento, per cercare di stabilizzare i cambi. Perché ovviamente ognuno aveva una valuta diversa, c'erano delle situazioni di crisi varie, sempre economiche, prima in un paese e poi nell'altro, e poteva essere utile creare una banca che facesse come un filtro. E in effetti, una volta risolto il problema delle sanzioni, che furono anche per intervento degli Stati Uniti annullate a un certo punto, anche se questo gli autori non ve lo dicono, gli esperti, molti che hanno trattato l'argomento del nazifascismo, della crisi, eccetera, eccetera, dicono cosa a metà, io non so dove le leggono. Vabbè,
questo aspetto, furono annullate. A un certo punto la bis non aveva nemmeno più quasi bisogno di esistere, poteva essere annullata. E non fu chiusa la bis per una ragione molto importante, che adesso vi leggo. Quando fu costituita la bis, eccola qua, fu costituita in una maniera molto furba. Si parla molto, adesso ne posso parlare liberamente, di trust e fondi fiduciari, no? Guarda caso la BIS è stata costituita come un trust, così come è stata costituita come un trust la Banca Centrale Europea. Quindi in un certo senso queste sono strutture che non sono strutture governative. I governi, anche le nazioni, non hanno niente a che fare con la Banca Centrale Europea. Le politiche, i politici non hanno niente a che fare con la Banca Centrale Europea. Sia la BIS che la Banca Centrale Europea oggi sono completamente indipendenti, non governative, fanno quello che vogliono e non devono rendere conto assolutamente a nessun politico, in particolare in questo momento più che mai. Prima la situazione era un pochino più delicata perché avevano utilizzato naturalmente i politici, chi c'era, Chirac, e poi c'era Mitterrand, chi c'era, tutti quelli per fare l'Europa, avevano bisogno di fare l'Europa per poi fare l'euro, e quindi a quel punto i politici erano stati, tra virgolette, utilizzati, finalizzando poi tutta la politica alla creazione di una banca centrale costituita come trust che non avrebbe avuto niente a che fare con la politica. Quindi la BIS ha operato, costituita nel 1930, per anni e ancora adesso come trust. Quindi nel corso di questi anni è stata completamente libera, e i membri che ne hanno fatto parte, tutti i governatori delle banche centrali, occidentali, e poi piano piano sono stati estesi. Nel 96 è entrata anche Giappone, precedentemente, piano piano, anche con un intervento, diciamo così, di pubblica relazione politico, anche in vista della creazione del nuovo ordine mondiale, della moneta unica, tutto digitale, hanno piano piano portato dentro tutti. Ci sono dentro anche BRICS, questo deve far riflettere, ne ho già parlato, ma non ne voglio parlare in questo momento. Ritorniamo alla BIS. Quello che emerge in maniera abbastanza sconcertante sono le relazioni che la BIS da sempre ha avuto con i banchieri tedeschi del Terzo Reich. Ora io ve la faccio breve perché è molto interessante questa storia qui. Quindi secondo l'autore, ci fa l'esempio, no, della IG Farben. IG Farben era in Germania all'epoca, dell'avvento di Hitler, prima del 1933, era una delle aziende farmaceutiche più famose al mondo, se non la più famosa al mondo, per certi aspetti. Un colosso. Era una nazione nella nazione. Naturalmente aveva banche, produceva un'infinità di materiali. E cosa aveva la di fare? Aveva dei contratti commerciali importantissimi con la stanza da noi, l'americano. Quindi quando è scoppiata la guerra, e non è che questi accordi si sono interrotti, no, loro hanno continuato tranquillamente a lavorare, e infatti non è mica stata bombardata la IG Farben in Germania, non ha subito nessun danno dalla guerra, proprio perché il business, come si dice, il business viene prima di tutto. Ora, quindi, la BIS che cosa ha fatto? La BIS ha fatto come da broker a tutte queste transazioni che ufficialmente non potevano essere fatte, perché è chiaro che quando, soprattutto, è entrata in guerra l'America, tutti questi business si dovevano automaticamente interrompere, perché a questo punto c'è la guerra in corso, e con la guerra in corso non si può più fare business. Questa è una cosa logica, no? Buon senso. Loro hanno continuato tranquillamente a fare business.
Ora, non la voglio fare lunga, ma vi potete immaginare questo che cosa ha comportato. Ma la storia non è mica finita qui. Nel libro c'è scritto che a un certo punto i banchieri e la Germania ha capito che non avrebbe potuto conquistare, tra virgolette, il mondo, che poi non era il mondo, perché Hitler voleva conquistare, diciamo, tra virgolette, l'Europa. È nella trilogia, non ha mai parlato di nuovo ordine mondiale, però una visione espansionistica ce l'aveva limitata, diciamo così, all'Europa. E quando si sono resi conto, il Terzo Reich, quindi la potenza finanziaria e tecnologica tedesca, non ce l'avrebbero fatta e avrebbero perso la guerra, sapete cosa hanno fatto? Hanno perso la guerra, hanno capito che la guerra era persa, ma sono riusciti a salvare tutte le strutture importanti, tecnologiche, farmacologiche, avanzate della Germania e soprattutto, diciamo tra virgolette, hanno ricreato il marco, hanno smembrato tutte le aziende importanti, per esempio l'AG Farben è diventata la BASF, la Bayer, l'aspirina, la Bayer, quelle fa la cosa lì, l'aspirina, la Höchst e la Casella. Quindi tutto c'è stata una continuazione in tutto quello, senza che nessuno abbia detto niente. Non soltanto. Un'altra farsa che sto scoprendo, Norimberga. A Norimberga non sono mica stati impiccati e quelli che contavano, e quelli che contavano, il direttore della AG Farben, Kulk, tutti i vari direttori delle aziende importanti, sono stati messi in prigione per un certo numero di anni, e poi sono stati fatti uscire sotto pressione anche americana. Quindi questa Norimberga, famosa Norimberga, è stata una grande farsa, perché nella realtà non hanno impiccato nessuno di quelli che dovevano impiccare, hanno impiccato i poveracci. Non so neanche quanti sono stati. Un numero ridicolo. Quindi, quando poi la Germania è ripartita, anche grazie all'intermediazione delle BIS, nella BIS che ha rifinanziato tutte queste cose, ha rifatto da broker tutte queste cose, che doveva anche essere ricostruito il tessuto interbancario, però, in vista anche della creazione dell'Europa. Questi nazisti del Terzo Reich sono ritornati esattamente a fare la stessa cosa che facevano prima. E io, infatti, anche negli anni 60, negli anni 70, 80, lo più conoscevo, ma come cazzo ha fatto la Germania? Ha perso la guerra, non gli hanno dato sanzioni, è ritornata una potenza in 10-20 anni, ma come cazzo ha fatto a farlo? Io non sono un economista, ma a buon senso mi sono reso conto che c'era qualcosa che non ha funzionato. Il cuore di tutto, quello che ha mosso tutto, è stata questa elite che faceva capo alla BIS, che ha mediato tutto. Quindi ufficialmente i tedeschi hanno perso la guerra, ma la finanza, l'imprenditoria, la Ruhr tedesca, cioè le cose importanti, sono rimaste in vita. Quando ha fatto l'accordo del carbone e dell'acciaio, quello che ne è venuto fuori è stata una grande vittoria per la Ruhr tedesca, perché è stato tutto un grande, ma lì sono ripartiti subito. La macchina tedesca, in un certo senso, produttiva tedesca, non si è quasi mai fermata e non si è fermata nemmeno dopo la guerra. Ecco, vi dico queste cose qui che non credo che molti altri siano in condizione di dirvi, e questo per farvi la sintesi. Poi, piano piano, si arriva a che anni si arriva? Si arriva agli anni 50, agli anni 60. La BIS era diventata un po' il salotto buono, e la cosa molto importante che ha fatto la BIS è che è riuscita a fare tutto questo lavoro di riorganizzazione interbancario tra le nazioni, naturalmente con un grande lavoro diplomatico, ma anche con la tecnologia. Cioè loro hanno capito che dovevano investire in computer, dovevano investire il Swift, da quello che ho capito io, tipo sistema Swift, è stato probabilmente sviluppato, cioè tutti i sistemi interbancari poi di velocizzazione delle transazioni sono tutte
sono tutte creature della bis. Quindi anche oggi sono abbastanza certo che la moneta digitale sia stata creata alla bis. Sono quasi certo, perché la bis è stata sempre 15, 20, 20 anni avanti rispetto a tutti gli altri. Un altro esempio: quando è stato costituito il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, sembrava che la bis dovesse scomparire da un giorno all'altro. La bis non potrà mai scomparire, perché la banca delle banche è stata così abile da riciclarsi, per cui gran parte del know-how della bis è stata trasferita nella Banca Mondiale, come anche il presidente stesso, è stata trasferita al Fondo Monetario Internazionale, e quindi poi la bis, vendendo tutto questo know-how, tutta questa tecnologia, adesso tutti quelli che fanno banche, che vogliono veramente capire come funziona il mondo, devono attendere ai meeting della bis, di cui non vi parla nessuno. Fatto poi, la storia potrebbe continuare, potrei dire tante altre belle cose. Potrei dire che tra i direttori e i manager della BIS non c'è mai stato un italiano. L'unico nome che compare recentemente è Mario Draghi, che sembra veramente che abbia un certo peso. È stato direttore, presidente della Banca Centrale, sicuramente, tra virgolette, uno stupido non è, però siccome non mi sembra neanche un genio. Di chi sarà figlio Marco Draghi, Mario Draghi, io non lo so, però sicuramente c'è un papà che lasciamo perdere. Va bene, quindi allora io vi ho detto tante belle cose sulla bis, potrei dirvene altre, inutile che vi dica che si scoprono delle cose molto importanti. Si dice chiaramente che è un club, eh? Ovviamente non c'è menzione di appartenenza a ordini, non c'è menzione di niente, ma si capisce molto bene che per essere selezionato come governatore o come ambasciatore o come diplomatico, te devi far parte di un certo club, perché se no non ci vai, non te ci nominano, soprattutto quelli di prestigio. Forse ci può essere qualcuno che magari fa una carriera diplomatica di secondo ordine, ma quelli lì che poi menziona lui, tutti questi qui menzionati in questo libro qui, sono tutti iniziati. Sto facendo un po' di ricerca, faccio fatica a trovarne tanti, perché tanti fanno parte di circoli segreti, di elite che non sono ancora conosciuti. Ogni giorno anch'io ne scopro qualcuno. No, e poi piano piano, le cose vengono pubblicate. Quindi questo è un lavoro, chissà quanti ce ne sono che non si conoscono. Conosciamo quelli che conosciamo, non contano quasi niente. Ti dico, vi dico, quelli più famosi. Sono quelli che. Benissimo, va bene, abbiamo capito che la moneta che abbiamo oggi, perché sono importanti queste cose, perché poi arriviamo alla moneta, all'euro. E capiamo che l'euro c'ha il copyright, perché è il copyright del trust che l'ha costituito ed è intoccabile per certi aspetti. L'euro così com'è può andare su e giù, ma in realtà non dovrebbe nemmeno mai scomparire. Potrebbe essere, sarà sicuramente trasformato in euro digitale, così dovranno solo decidere come lo chiamano. Il dollaro si chiamerà Fedcoin, lo sapete, l'ho detto l'altra volta, Fedcoin. La sterlina si chiamerà RS Coin, mi sembra, l'ho detto l'altra volta, no? E ognuno magari prenderà un nome diverso, quindi ci saranno le monete digitali di base, rimarranno le stesse e saranno queste centralizzate, cioè saranno dichiarate centralizzate, quindi controllate dalla banca centrale. E poi ci saranno quelle fintamente decentralizzate, tipo Bitcoin, che avranno una vita loro indipendente. Come sempre ci saranno magari quelle un pochino più affidabili, quelle meno affidabili, però quelle con un clic si possono chiudere. Poi la banca centrale, una tua banca, la banca vive grazie ai tuoi soldi, grazie al tuo lavoro. Che ti faccia un clic dall'oggi a domani è una cosa abbastanza difficile da credere, ma potrebbero farlo.
in qualsiasi momento, perché tutto quello che abbiamo creato l'abbiamo creato con i soldi che ci hanno dato loro. Sono loro i soldi, non sono nostri, noi li usiamo e basta. Come tale si possono riprendere il debito pubblico quando vogliono, trovare quella scusa lì, ma anche se magari con quella scusa lì prenderci tutto quello che ci abbiamo. Dire no, si fa un grande reset. I debiti pubblici di tutti i paesi saranno azzerati, credo che sia questo che succederà. Però voi, la proprietà privata non esiste più. Esiste soltanto la proprietà privata per alcuni, l'elite, solo per loro. È chiaro che per fortuna, diciamo così, per coloro che vivono nel terzo mondo, che vivono nel terzo mondo, magari hanno uno stile di vita molto più semplice, non hanno gli sfarzi e i lussi di andare a Forte dei Marmi dove un caffè l'hanno fatto pagare 21 euro, oppure di andare a Portofino, di fare tutte queste figate qua, però vivranno ancora per 10-15 anni con la moneta, una vita normale e tranquilla. Mi fermo qui. Avete domande? Vedete come sono tutte collegate poi le cose? E sono collegate tutte insieme? Ecco, c'è Diego che mi dice che la bis lavora sui la moneta digitale dal 2020, ma ci lavora Diego, ci lavora sulla moneta digitale, ci lavora dal 2000, è dal 2000, stai tranquillo che loro già nel 2000 avevano già in mente di fare una cosa di questo tipo e non hanno naturalmente detto a nessuno perché sono cose molto riservate. Ma sono ancora convinto che sia, ecco, mi sono convinto che sia proprio il centro strategico, anche più dell'America. Perché vi basti dire che quando sono partiti col Fondo Monetario Internazionale, in cui sono entrati tutti, no? Sono entrati finanziamenti americani, eccetera, il know-how non sono mica andati a chiederlo alla Federal Reserve. Andate a chiedere a BIS. Questo dice tutto. È vero che la Federal Reserve non ha mai fatto parte Max, non si sente più niente. Max. Max. Niente. Mi pare si sia ricordato. Vediamo se rientra. Comunque, ciao Walter. Ciao Stefano. Mi Ciao. sentite adesso? Mi sentite? Abbastanza. Sì, Sì, adesso. ora sì. Ma quando è che mi avete perso? Gli ultimi due passaggi più o meno. Qualcosa di cosa dicevo? Le ultime due frasi che hai detto. Ah, vabbè, allora, ma di poco. Dicevo, quando sono andati, hanno costituito la Di Banca Vincenzo Mondiale e il della Fondo più Monetario. importante. Scusatemi, scusami Marco, scusate un attimo. Ma prego, prego. Dicevo che quando hanno costituito il Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, non sono mica andati a chiedere aiuto, tra virgolette, per la consulenza bancaria organizzativa, che parlava di finanziamenti di tutto il mondo, alla Federal Reserve. Sono andati alla BIS. Questo dice tutto. L'importanza di questa banca qui è fondamentale in questo momento per tutto il mondo. Le decisioni strategiche sono prese a Basilea. Tant'è vero che si parla di Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, non si menziona la BIS, ma è la BIS.
quando dicono Basilea 3 è quello che hanno deciso alla BIS. Vedete in questo caso come che tipo di diplomazia, insomma, diciamo, che informazione che usano? Non menzionano mica la BIS di Basilea. Menzionano solo il posto, ma non ti menzionano dove. La città, ma non ti menzionano dove. Avete per caso domande? Sì, Poi scoperto. Prego, quando prego, uscirà la prego. nuova moneta dei BRICS, se uscirà, che stanno facendo, sì, dal simbolismo che avrà questa moneta si capirà se tante cose, insomma, no? Come il dollaro, ecco, diciamo, se è una moneta che durerà per un mondo bipolare o no, da quello che ci hai insegnato, giusto? Bravo. 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 No, io non ho insegnato niente, io vi ho dato solo delle informazioni e non posso insegnare niente perché per insegnare qualcosa, vi dico anche perché, come dice Jordan Maxwell e Manny Piol, devi essere un vero esperto di simbologia. Cioè loro dicono che se non conosci bene bene la simbologia non puoi insegnare niente. Io conosco qualche cosina di simbologia, siccome non mi posso ritenere un esperto non posso insegnare niente. Questa è una frecciatina che mando a tutti coloro che parlano e non sanno niente, oppure insegnano e non sanno assolutamente niente di simbologia. Simbologia, di segni, numerologia, cabala, cyber, mettiamoci tutto dentro, no? Beh, benissimo. Grazie comunque, Duilio, dell'osservazione. Sì, quello che dici è giustissimo. La mia curiosità è quella di vedere se i BRICS saranno collegati all'oro o meno, saranno garantiti all'oro o meno, perché i BRICS sono un altro esperimento della BIS. Ormai, quando si parla di esperimenti bancari, non si può più nemmeno parlare di Fed. Anch'io devo dire che corregga, pensavo fosse molto più importante la Fed. Capito? È importantissima la Fed, è chiaro, i finanziamenti della Banca Mondiale sono venuti dalla Fed principalmente. Però la BIS è la banca più ricca al mondo. Cioè, non so quanti quintali di tonnellate, di centinaia di tonnellate d'oro c'ha. Alcune sono della BIS stessa, alcune sono depositate lì nome per conto di altri paesi. Però loro gestiscono anche conti e deposito per paesi che hanno stoccato l'oro, per l'Ungheria, che ha stoccato i paesi il proprio oro in parte in Ungheria, in parte alla BIS, in parte a Londra. Qui gestiscono tutto loro. Io me lo sono sempre chiesto, un po' chiesto, ma com'è che coordina tutte? È la BIS che fa tutto. Fa tutto, parla tutta la BIS. Capite? Quindi le decisioni strategiche importanti, mondiali, in questo particolare momento, vengono decise in Svizzera. Ecco perché la Svizzera non è mai stata toccata dalla prima e seconda guerra mondiale, perché la Svizzera non poteva essere toccata perché dovevano utilizzare Basilea, la BIS, per fare tutte le loro operazioni. E perché la Svizzera ha avuto c'era il segreto bancario, no? Ora il segreto bancario si è un po' fino a che non è entrata nella Banca Mondiale. Quando è entrata la Svizzera nella Banca Mondiale, credo nel 96-92, anche lei ha dovuto allinearsi alle disposizioni, allo statuto della Banca Mondiale, che era diverso e che prevedeva un segreto bancario molto più flessibile, diciamo così. Altre domande? Tra l'altro c'è stato questo benedetto incontro del BRICS, no? Ma io non ho saputo niente, non ho saputo nessuna notizia. Qualcuna delle notizie me le manda, mi fa un piacere. Non ho Sì, trovato sono nessuna unite notizia. altre nazioni. Sono unite altre nazioni, Sì, quindi si vabbè, sono orientate. questo va bene, questo può darsi, sì, sicuramente questa è una cosa che succederà, però, ripeto, se non le monete che fanno digitali, queste monete non sono garantite dall'oro,
sono esattamente delle copie degli altri mobili digitali. Non cambia assolutamente niente. Vedete che cambia? Per noi cittadini non cambia assolutamente nulla. Ci sarà stata una suddivisione, che il mondo è cambiato, no, ultimamente. Possono continuare a fare guerra a tutti. Dovrà andare dei contentini un po' a tutte le nazioni. È evidente. Ci sarà sicuramente un riposizionamento del dollaro e dell'America. Ma il dollaro non è degli americani. Questo non riesco forse a farmi capire. Quando la gente poi dice, tante persone intervengono e poi criticano l'America, ma ne criticano il Giappone, criticano la Russia. Lo dicono dal punto di vista politico. Ma qui si parla, come vedete, di monete digitali, cioè, e questo è il grande stravolgimento. E quindi si deve parlare di governatori di banche centrali, politici, sono solo dei burattini. Non hanno nessuna parola in merito. Si devono allineare a quello che le banche centrali e quelli che stanno sopra. Vorrei sapere, vi dico uno che sta sopra le banche centrali, Schwab. Schwab, Karl Schwab. Lui è un santone di quelli che sta sopra alle banche centrali, che in teoria, secondo quel poco che possa aver capito io, ha più potere del governatore della Fed o del governatore presidente della BIS. Quindi si arriva ad un livello che è più quasi, si va verso l'alto, no? Si va verso la spiritualità, si va verso i grandi illuminati, coloro che dall'alto ci vedono tutti noi, no? L'aquila che vola, gli all seeing eyes, no? L'aquila, l'occhio dell'aquila che vede tutto dall'alto. Ecco, lui è uno sopra ai banchieri, è un banchiere anche lui. Però è uno di quelli che è sopra. Lo vedete che c'è sempre quella divisa, no? Con quello stemma. Più chiaro di così. Ma Draghi l'avete mai visto vestito così? Un banchiere, un altro. Lui c'è sempre questa cosa. Questo è un segno a chi deve capire perché la simbologia conta, no? Lui lo. Vedete? Guardate come vanno in giro le persone. Come si vestono e forse anche da quello si può cap possono capire tante cose. Allora, io non voglio dilungarmi troppo, avrei scoperto anche delle cose sul Bitcoin, ne parliamo magari la volta successiva. Avete per caso delle domande? Posso finire con l'ultima cosa? Prego, prego, dimmi. Ricollegandoci al simbolismo e alla Svizzera che è intoccabile, la bandiera svizzera c'è una croce, insomma, ecco, vuol dire tante cose. Forse, Secondo te cosa vuol dire? Dimmi. No, forse. Si può dire, preferisco dirtelo in privato. prova, No, non non voglio, dopo voglio. rimane, Ma non che voglio. cos'è? Che cos'è una croce? Cos'è una cosa? Simbolizza la È croce? tutto. Io non lo Hai dico, lo detto so, bene. ma non lo dico. È tu. Anche Dai, dimmi, dimmi. i colori sono gli stessi di quell'altra, insomma, di quelli che comandano, insomma, ecco. Basta, chiudo. Ciao. Ciao, ciao. Stai Grazie parlando. Guido. Altre domande? Io volevo chiedere, assomiglia molto a quella dei Templari e alla croce che c'è sullo stemma di Milano, la bandiera svizzera. Quindi probabilmente c'è, non so, c'è Sì, brava collegata. Renata, brava, brava Renata. La Svizzera è stata fondata dai Cavalieri Templari. Bravo. Nel 1555, mi sembra, è andata abbastanza recente per certi aspetti, ma è stata fondata da loro, sì. Bravo. E la simbologia ci aiuta a capire questo in maniera anche abbastanza chiara. Altre domande?
Allora, Walter, vuoi dire qualcosa in chiusura per caso o siamo a posto così per oggi? Direi Walter, che mi potremmo essere a sente? posto Ah, così, a meno prego. che se non ci sono, magari qualcuno ha qualche domanda, può approfittarne adesso. Sì, prego. Scusate, io volevo chiedere come mai il rublo sta scendendo? Walter. Rispondo io. Devo dire la verità che sul rublo, che si sente parlare di un crollo del rublo, Prego, ovviamente prego, il crollo è in relazione ad altre monete, ma visto che non si può cambiare, ad esempio in Italia uno non può acquistare rubli e credo che l'embargo internazionale lo vieti quasi da tutte le parti, direi che deve esserci qualche diciamo, notizia fasulla che sta girando. L'avevo sentita anch'io comunque del crollo del rublo, ma onestamente non saprei come verificare se la cosa è reale o meno. Non so, Max, se hai un'interpretazione diversa. Max, non ti sentiamo. Max, ci sei? Sa che sta rientrando. Sì, credo di sì. Scusate, problemi tecnici. Abbiate pazienza. Eccolo. Ecco, sì. Vediamo se... No, Pronto, mi ex. sentite adesso? Adesso sì. Ora sì. Ora sì. Scusate. Allora, A adesso. posto. Allora, io ho qui davanti a me il grafico del trend del rublo, no? Il rublo lo scorso anno era valutato 60 rispetto al dollaro. Un dollaro 60 rubli, mi sembra di capire. Allora, è andato su, un anno dopo, novembre, allora, un anno dopo ha avuto il picco l'11 di agosto con 98 e adesso è 94. Dove sarebbe il crollo, Renata? Io non lo vedo. No, io ho fatto la domanda perché queste notizie del crollo del rublo girano molto su internet, però non sapevo questa informazione che mi stai dando, dottor Max. Ok, grazie. Ti sento poco, Renata. Allora, benissimo, domanda legittima, così abbiamo controllato. State attenti alle notizie che circolano anche su Facebook, in rete, sui canali, perché tante volte sono notizie o sono notizie fatte apposta per danneggiare il rublo, in questo caso, da qualcuno, no? Oppure sono notizie che uno mette lì. Perché c'ha da fare contatti, perché c'ha da vendervi qualche cosa. Capito? Verificatele sempre le cose. Andate su Google, digitate rublo trend e vedete subito che il rublo sta volando. Non credo ci sia nessun'altra moneta che vola come il rublo in questo momento. È passata ha raddoppiato in meno di un anno. Che cosa caspita deve fare una moneta? Ha guadagnato l'80%. Ve l'ho detto, la Russia è uno dei paesi, economicamente parlando, che va meglio in questo momento.
l'economia russa sta volando. Mi sentite? Sì, sì. Max. Sì. Ah, beh, ma allora... Allora è normale che comunque facciano circolare queste notizie anche in relazione a quello che sta accadendo, no? Secondo me. Comunque notizie anche in relazione a quello che sta accadendo, no? Secondo me. Ma sono tante volte sono notizie farlocche. Io vi dico sempre, controllate la fonte. Ma infatti se tu consideri che... Anche io ricevo dei messaggi o mandano delle cose. E se non c'è la fonte, è inutile che mi mandate dei video senza fonte, dei commenti o dei test senza fonte. Non leggo nemmeno. Infatti devo... se tu consideri che... Cioè, tante volte sono notizie messe in giro apposta comunque, Max. Voglio dire. Tante volte sono notizie messe in giro apposta comunque, Max. Sì, esatto. Altre domande? Altre domande? Così poi chiudiamo oggi. Via. Abbiamo fatto più di un'ora. Via, va bene. Allora, se ci sono domande, chiudiamo qua. E naturalmente io vi do appuntamento... per parlare sempre di oro alla ripartenza a settembre, eh? E io sarò anche con delle clienti che arrivano giovedì, e comunque ci dovrei essere, sì, sono a casa, poi la settimana successiva andiamo a Zanzibar, e per quello che riguarda il piano B e il piano C, come al solito il mercoledì, faccio un accenno veloce per ricordare che a settembre, ecco, il 30 di settembre io chiuderò le iscrizioni per l'anno, per, diciamo, gli amici che vogliono venire a trovarmi. Quindi se qualcuno ha una mezza intenzione adesso mi ascolta, mi contatta il prima possibile, che c'ho solo 2 o 3 posti disponibili, eh? E se no poi dopo si va all'anno dopo, e l'anno dopo io non lo so, se quante persone prenderò al mese, perché partono degli altri progetti e non voglio mettere troppa carne al fuoco, dopo si fa dei pasticci e basta, va bene? Benissimo, allora io vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana. Grazie a tutti, grazie. Grazie, a ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Buon fine settimana. Buon weekend a tutti. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, ciao Walter.